Alleluia. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, alleluia, alleluia. Gesù è qua. Noi dobbiamo entrare in questa parola, Gesù è qua. Questa fede, questa fiducia, Gesù è qua. Se no sarebbe vano questo incontro, è un incontro vano, vacuo. Se il Signore non fosse qua, ma Gesù è qua, perché poi ci sono le opere, egli conferma la sua presenza. E gli dà conferma della sua presenza. Perché colui che libera, dice, colui che guarisce, colui che convince, non è l'oratore, il predicatore, ma è il Signore Gesù Cristo che è qua, è in mezzo a noi, è presente nello Spirito. Gloria a Gesù Cristo. Siamo entrati nel cortile, no? Siamo entrati nel luogo santo, vogliamo entrare nel luogo santissimo per incontrarlo in maniera più intima, perché egli è in mezzo a noi. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Coro, avete canto? Il coro è uno strumento della comunione. Vedete? Ha una funzione. Perché poi deve diventare la Chiesa il coro. Il Signore deve sentire una voce sola, non tanti sentimento, un solo sentimento. Dice che nell'alto solaio erano 120 ed erano di pari consentimento, erano di una mente solo, di un cuore solo, e stavano chiedendo che il Signore si manifestasse a lui, a loro. Stavano chiedendo la potenza dall'alto. Il Signore gli disse: fermatevi a Gerusalemme quando sarete riempiti con la potenza. Noi dobbiamo chiedere lo Spirito di Dio, perché quando lo Spirito Santo verrà, egli ci convincerà in quanto alla verità. E chi è toccato dallo Spirito di Dio non si perde, tranquillo, dovunque egli sia nel mondo, nel pianeta Terra, non si perde. Chi ha fatto e sta facendo un'esperienza con lo Spirito Santo non si perde. Ecco perché è importante. Poi, nuovi, chiedete lo Spirito Santo. Chiedete il battesimo dello Spirito Santo. E per tutti noi chiediamo di essere riempiti con il suo Spirito e svuotati da tutto il resto. Ma per ricevere da Lui dobbiamo togliere da noi, dalla nostra mente e dal nostro cuore tutti i convincimenti, tutte le posizioni, tutti i preconcetti. I preconcetti sono un freno. Dice l'Apostolo Paolo, dice: reputo ogni cosa spazzatura. Eppure lui aveva fatto una vita di studi,
discepolo dei farisei? Rinnegò tutto, dice, reputo ogni cosa spazzatura al fine di acquisire Cristo. Lode Gesù Cristo. Tutto. Cioè, l'Apostolo Paolo dice, rinunzi a tutto. Tu vuoi ricevere, devi rinunziare a tutto. Tutti i pensieri, ragionamenti, concetti, filosofie, via. Noi dobbiamo rinunziare a tutto, annullare, credere, accettare la sua parola. E scenderà su di te una fresca unzione. Gloria a Gesù Cristo. Che non è che così noi ci sottomettiamo, non abbiamo. No, egli ci vuole arricchire. Sai cosa vuole fare il Signore stasera? Ci vuole arricchire. Un arricchimento ci sarà stasera. Alleluia. Coro. Salve. La sua forza mi dà fede, la presenza di Dio è qui, io la sento in me, la presenza di Dio è qui, io la sento in me. Qui si sente. Senza di Dio è qui, io la sento in me. Senza di Dio è qui, io la sento in me. Ma lui mi sostiene, la sua forza mi dà fede, la presenza di Dio è qui, io la sento in me. Amen. Accomodate. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Santo, santo, santo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Capitolo 4 di Filippesi. Perciò, fratelli cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore, o diletti. Apostolo Paolo scrive ai fratelli, ancora
questa lettera, che è indirizzata anche a noi, lo Spirito Santo che ci parla. Ogni scrittura è stata ispirata, è lo Spirito di Dio. Questo è per noi. È lo Spirito di Dio che ci parla, ci comunica, ci dà un indirizzo, ci guida. Anche oggi il suo Spirito è presente. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Spirito Santo. Gesù è qua. Onoralo. Per piacere a Dio c'è una condizione. Credere che Egli è il Signore. E che è il remuneratore di coloro che lo cercano. Tu credi che Gesù Cristo è il Signore? Amen. Alleluia. Se non lo credi, sei in quella condizione. Chiedi al Signore di essere liberato da ogni spirito di incredulità, da ogni spirito che ti rende cieco, muto, sordo. Lode Gesù Cristo. Digli al Signore di liberarti, perché Egli è presente qua e ti vuole liberare dalla cecità, dalla sordità. Vuole liberare. Ti libera. Gesù Cristo è qua per liberarti. E ogni spirito immondo che è dentro e che vuole rendere le anime sordi, io gli ordino: via, lascia questo corpo, questo luogo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Lascialo. Questo luogo appartiene a Gesù, le anime appartengono a Gesù Cristo. Se c'è qualcosa che ti disturba, Gesù Cristo lo caccia, è più forte. Lode Gesù Cristo. Se c'è un pensiero che ti disturba, certamente non è dello Spirito di Dio. Se c'è qualcosa che non ti fa concentrare, quello è Satana, il diavolo, che cerca di non farti ascoltare, di non concentrarti. Lascia questo corpo, lascia questo luogo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Io esorto Evodia, esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Apostolo Paolo scriveva alla Chiesa e stava dicendo a questi fratelli di avere un sentimento, lo stesso sentimento, lo stesso sentimento. Sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato con me nell'Evangelo, insieme a Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Mi piace sentire, perché, vedete, finché è una lettera, è scrittura, non c'è la vita. Ma quando le scritture vengono predicate, diventa parola, ma la parola si compie poi quando quello che noi ascoltiamo lo recepiamo e lo mettiamo in pratica.
parola che si incarna. Questa è la vera dottrina di Cristo. Rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo, scritto così, da capo. Vi dico, rallegratevi. Quindi, se c'è qualcuno che non riesce a essere allegro, perché qualcosa lo affligge, perché qua sta parlando di una posizione dello spirito, di un problema nello spirito. Dice, rallegratevi, perché in lui lo spirito mette la forza e ci dà questa condizione, che non significa che uno che ride in maniera scema, quelle risate, rallegratevi. Dice, da capo vi dico, rallegratevi. Tutto male? Tutto male, male, male. Dice, come va? Male, male. Meno male, ho sentito una canzone quest'estate. Va tutto bene. Poi, siccome è lo spirito del mondo, è una canzone famosa. Va bene, va bene. Poi, lo spirito del mondo è che è sempre depresso. Dice, no, ma non va benissimo. Io l'ho tradotta, va benissimo. Io mi ricordo, no, prima di conoscere il Signore, sai, si incontra amici, parenti, vai e trovi, e ognuno si racconta la propria lagna, sai, con Mario, tu non sai i miei. Dice, come va? Male. Oh, il Signore ci dice, rallegratevi, perché c'è una buona notizia. Dice che è cambiato, il PIL è salito. Ma perché secondo te, se il PIL sale, tu sarai allegro? E se l'altro darà 1 milione di posti di lavoro, tu sarai allegro? Dice, ci sono il bonus 80 euro, perché questo ti dà allegria. Dice, non l'ho mai visto. Ma anche chi l'ha visto rimane sempre afflitto. Cioè, le cose del mondo non risolvono la soluzione. Non è, cioè, la soluzione dei problemi della nostra vita nel vivere quotidiano non si risolvono trovando nel mondo. Nel mondo non c'è la soluzione. La vera soluzione l'ha portata Gesù, perché è venuto a portare il suo spirito. Sai qual è la verità, la buona notizia? Che egli è presente con il suo spirito, con lo Spirito Santo. E quando lo Spirito Santo ti tocca, ti influenza, cambia la posizione della tua vita. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Cambia la posizione. Lo Spirito di Dio che è in mezzo a noi, che vuole avere un incontro. Quando mi vedete allegro, non è che sono un fesso io che ride sempre. Infatti nella Bibbia, ce lo ricordava Karim a pranzo, no? Quando siamo allegri, dice,
Dice, ma che dicevano? Ma sono ripieni di vino dolce, cioè si sono ubriacati, che fanno? Ti embriagasti. Quando ti tocca lo Spirito Santo, è così, ti senti allegro. Dice, no, io devo andare a farmi una dose per sentirmi allegro. I drogati, per vivere una frazioncina di secondo staccate da questo mondo, perché quella frazioncina gli sembra che è una vita, poi appena rientra nella realtà è così brutta che molti arrivano al suicidio, fanno cose negative. E poi, siccome non vogliono collegarsi alla realtà, droga, alcol, eccetera, eccetera. E poi arrivano alla distruzione, alla morte. Il Signore è intervenuto per i figli di Dio. Non c'è bisogno di andare nel mondo a trovare la soluzione. È nel Signore. E non è nel lavoro. Non è che trovando il lavoro tu risolvi la questione, perché io ho conosciuto quelli che hanno preso il lavoro, quelli che si sono laureati, si sono sposati, hanno preso il lavoro, sono diventati X, Y, sempre depressi sono, sempre oppressi, sempre problemi, anzi più problemi, 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 problemi. E quindi? Ai tempi di Gesù, voi pensate che la situazione economica era meglio di oggi? E quindi quando predicavano queste cose che gli dovevano seppellire, o no? Cioè, se uno dovrebbe ragionare, capisce che l'uomo naturale non lo riceveva ieri, neanche oggi. Noi possiamo avvicinarci, dobbiamo aprire il nostro cuore al Signore col cuore. Apri il tuo cuore al Signore, le cose della tua vita, la tua vita cambierà. 100%. Cambia, la vita cambia. Chiude la porta al Signore e vede che rientri nel buio, nelle tenebre, nei problemi, nell'oppressione, in quella spirale di problemi, di oppressione. Un buco senza fine, cioè un buco nero. E quando l'anima viene toccata da questa condizione negativa e non vede speranza di soluzione, alcuni somatizzano poi le paure nel corpo, si manifestano stati di depressione forte, attacchi di panico, eccetera, eccetera. Lode Gesù Cristo. Da che cosa deriva tutto ciò? Da una condizione spirituale, dallo spirito, dalla fiducia. Che cosa porta l'uomo a vivere queste condizioni? È sempre il suo cuore. Il suo cuore. Dov'è indirizzato il tuo cuore? Gesù è venuto per darci la buona notizia, noi la dobbiamo ricevere e dobbiamo accettarla col cuore. Accettandola col cuore, cambia. Viene liberato dal potere delle tenebre. Viene liberato. Alleluia, alleluia. Andiamo in Matteo,
capitolo 14, al versetto 22. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli licenzierebbe le turbe, e licenziatele si ritirò in disparte sul monte per pregare. Fattosi sera, era qui tutto solo, frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sulle acque. Vedi, guarda che cosa avviene qua. Gesù li manda. Non è che nel frattempo le condizioni del mare, del meteo, erano favorevoli. C'è sempre l'oppositore, c'è sempre un'opposizione. Quando noi dobbiamo fare qualcosa e siamo chiamati a fare qualcosa per il suo nome, ci sarà sempre qualcuno che si oppone, c'è l'oppositore, ed è Satana il diavolo, e tutti i suoi servi, i suoi demoni. Ma che cosa avviene? Qua Gesù ci vuole dire, noi dobbiamo confidare in Lui, la nostra fiducia deve essere in Lui, cioè dobbiamo focalizzare il nostro sguardo su Gesù. Se nella vita, nel prosieguo della vita, in tutto quello che sono gli anni che noi dobbiamo trascorrere, questo viaggio che dura anni, la nostra vita, questo è il nostro viaggio, la durata della nostra vita su questa terra è il nostro viaggio. Qua ci dice il Signore che noi dobbiamo porre il nostro sguardo su Gesù. Qualsiasi cosa noi facciamo, non è che ci sta dicendo di lasciare le cose e lasciare lavoro, famiglia, no, ci sta dicendo che noi dobbiamo fare tutto ciò che stiamo facendo, ma dobbiamo avere lo sguardo su Gesù. Cioè dobbiamo avere la fiducia in Lui, la fede in Lui, fiducia in Lui. Egli camminò sulle acque e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma. Fantasma. Dice, tu vedi uno che cammina sulle acque, sei a mare, te vede uno che ti arriva. Loda Gesù Cristo. E dalla paura gridarono, delle scene di panico. Scene di panico. Tu immagina, nello stretto, tu che sei là, vento, la barca, va, e ti vede uno che cammina nelle acque. Loda Gesù. Ma subito Gesù parlò loro e disse: state di buon animo, sono io, non temete. La sua parola. La sua parola che mette pace, mette fiducia. La sua parola produce pace, fiducia. La sua parola, vedi l'importanza della sua parola.
E Pietro gli rispose, Pietro era quello più, come dire, che lo voleva imitare di più, secondo me, quello che aveva capito qual era il senso del discepolato. Secondo me era uno di quelli che aveva capito che il significato di discepolo. Perché egli ci chiama a essere discepoli. Io ritengo che il Signore è venuto per salvare le anime, e la salvezza delle anime, il prosieguo su questa terra, è nel diventare discepoli del Signore. Perché il rischio è che poi uno ricada sotto il potere delle tenebre se non diventa un discepolo. Perché il Signore, quando torna, cerca i suoi. A chi cerca? Cerca i suoi. Non è andato nella turba dei credenti. Ci sono i credenti, ci saranno i credenti, ma poi ci sono i suoi. Lui verrà con i suoi. Io dico, Signore, io voglio fare parte di questi. Io, con tutto il rispetto per i credenti, gli voglio bene, però io voglio essere un discepolo. Che credente, ho capito. E molti pensano che la propria funzione è finita là. Dice, mi sono battezzato, sta giù, contato fatto, ti saluto. È fatta. No, è l'inizio. Battesimo è l'inizio. Entri nel regno. E devi vivere, perché sennò verrà qualcun altro a regnare sulla tua vita, a mettere il suo potere. Alleluia. E Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque. Ed egli disse, vieni. E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ecco. Questa è la prima fase. Vedi? Egli, Joshua, cacciami, perché voglio focalizzare, dopo quando rileggo rimettimi la Bibbia, ora mettimi una bella immagine come sei tu, perché sennò vanno oltre e entrano già nella depressione. E dice, ero depresso, sono più depresso. No, tu devi avere fiducia nel Signore, perché Pietro ebbe fiducia nel Signore e camminò sulle acque, vincendo tutto ciò che è la legge fisica, la legge della gravità, tutto, vinse tutto. La fede vince tutto. La fede vince. Cioè, il rapporto con Dio ti fa vincere. Analizziamo. Che cos'è che lo ha reso? Ma che era un Superman? No, era Pietro. Pietro, quello che poi lo rinnegò. Pietro che tagliò l'orecchia a Marco. Era un uomo come noi. Perché camminò sulle acque? E poi il Signore dopo lo rimprovera. E le rimprovera a tutti gli altri che non hanno avuto molta fede. Dice, voi, gente di poca fede, li rimproverò. Quando uno ha poca fede e viene rimproverato dal Signore, non è che, fratello, così, è che è un manto. Non è un manto, su così, non è un manto, sforzati.
non è un vanto. Sono così, non è un vanto. Devi. Sono d'accordo con quei fratelli dell'altro giorno. Sforzati, certo. Ci dobbiamo sforzare nella fede, avere fiducia in Lui e vincere le circostanze, vincere tutto ciò che è intorno a noi. Egli ci vuole fare vincere, ci vuole rendere dei vincitori. Egli è venuto e vuole dare il suo spirito è lo spirito di colui che vince, non colui che perde, non colui che soccombe, non colui che è sempre l'ultimo. Vince. Noi siamo chiamati a fare le opere sue, con il suo spirito, questo. Noi ci dobbiamo fermare a quel passo, per ora, per capire che credendo nella sua parola possiamo fare tutto, tutto. Possiamo vincere tutto ciò che è umano. Vuoi vincere quella parte tua che ti allontana da Gesù? La vuoi vincere? Vincila! Decidi, sei tu che devi decidere, devi dire io sono per il Signore, io ci credo. Tu, la devi fare tu, devi prendere tu questa decisione. Non lo devi fare per il tuo fidanzato, il tuo amico, lo devi fare perché è la verità. Perché è la verità. Quando ho conosciuto il Signore, Gabriele all'inizio pensava, ma che sto mondo va? Dice, chissà chi c'è là. No, non l'ha mai. Dico io, dico questo per dire, lo devi fare per il Signore, perché è la verità. Non perché. Enzo. Lode Gesù. Lo devi fare perché è la verità, perché è giusto, perché il Signore questo vuole da noi. E lo vuole per il mio bene, per il tuo bene. Sai perché? Perché mi ama, ti ama e ci vuole riempire di potenza figli suoi, ci vuole rendere figli suoi. Figli che vivono con il suo spirito. Lode Gesù Cristo. E chi vive con il suo spirito, chi fa un incontro con il suo spirito, è nella gioia, è allegro. Se tu vieni per il vicino, per Remo, ti consiglio, vieni perché è la verità, vieni perché Gesù è vivente in mezzo a noi, vieni per questo motivo e tu riceverai dal Signore l'unzione, la potenza, la guarigione, la liberazione. Lode Gesù Cristo. E te ne andrai che hai preso qualcosa, che hai ricevuto il dono di Dio che il Signore vuole per te. Il Signore è venuto per portare dei doni questa sera a ognuno. A ognuno. Un pacchettino. Dice come, vieni, c'è per te un regalo. Niente euro, mi dispiace. Più dell'euro, più del denaro, la vita, l'unzione, la benedizione, la guarigione, la liberazione, la potenza dello Spirito Santo, i doni. Lode Gesù Cristo, i doni di Dio. E lì è venuto perché vuole riempire. Vuole preparare la sua chiesa. Gesù ci vuole preparare. Secondo voi il Signore che cosa vuole fare con noi?
cioè, ci vuole così ogni volta, o ci vuole preparare, riempire per andare fuori, per fare l'opera sua, o no? Che vuole fare il Signore? Ci vuole rendere figli suoi. Figlio di Dio. Tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio. Alleluia. Quando dice che Abramo iniziò a sentire la voce di Dio, quando si staccò da terra, da suo padre, dalla sua famiglia, si staccò, iniziò a sentire la voce del Signore, quando si staccò dall'autorità, la sua autorità era divenuta il Signore. È il Signore la tua autorità. Gloria a Gesù Cristo. Il Signore vuole parlare ad ognuno di noi. E io voglio sentire la sua voce, voglio sentire il suo indirizzo. Lode Gesù Cristo. Io vi confesso che io parlo col Signore. E io ho un rapporto con Lui. Ho un rapporto col Signore. E io sono, sento la sua risposta, sento il suo indirizzo, sento la sua guida, sento soprattutto il suo amore. E questo amore poi lo dobbiamo riversare sul corpo di Cristo. E dobbiamo amare i fratelli, fortificarli per fare l'opera sua, affinché ognuno di noi porti frutto fuori, porti frutto, che possa predicare l'Evangelo, parlare del Signore con unzione e con potenza. Gloria a Gesù Cristo. Questo vuole il Signore. E per i nostri, quando uno si prende questo carico, sai che cosa avviene? Dice, i tuoi problemi sono problemi miei. I tuoi problemi sono i miei problemi. Io qua mi ricordo il pastore Gilberto quando ci raccontava dei suoceri. I suoi suoceri erano avanti d'età e stavano soli. E lui lo diceva perché raccontava il miracolo di Dio, per dire, dice, sono soli a Cosenza, in un paesino, e io sono qua insieme alla mia famiglia a predicare l'Evangelo, a fare l'opera dello Spirito Santo, a curare la Chiesa. Se no, come potevo stare qua? E il Signore interveniva. Vedi che significa prendersi un impegno con il Signore, una responsabilità. Vedi, poi il Signore che cosa fa? Siccome sta cercando operai, sai che cerca il Signore? Lo dice qua sempre. Cercasi. Cercasi. Dice, la messa è grande, gli operai sono pochi. Il campo è grande, gli operai sono pochi. Cercasi operai, cerca operai. E qual è la paga? C'è una paga speciale. Lui intanto paga tutti i giorni. Lode Gesù Cristo. Tutti i giorni, alla fine della giornata, stacca. E paga. Lode Gesù Cristo. Stacca il voucher. No, paga. Paga. Non pagherò. Dice, questo è un pagherò, poi ci vediamo, non ti preoccupare.
fa come gli uomini, un po' ti pago, poi vediamo, un po' passa. No, lui ti paga. Paga ognuno di noi che lavoriamo nel suo campo, che abbiamo un impegno, una responsabilità seria. Poi ci sono quegli operai, io ho visto in mezzo agli operai, c'erano quelli che viene tardi, chi se ne va prima, chi fa i fatti suoi, i fatti degli altri. E poi ho visto un ricambio di operai, perché non c'era serietà. E quindi che cosa faceva il capo degli operai? State a casa, non c'è lavoro per te, niente paga. Tu vuoi ricevere dal Signore, prenditi un impegno con Lui, che non significa che devi rinunciare al lavoro, devi lavorare. Io, hai un lavoro, devi lavorare. Hai un impegno, devi portare avanti l'impegno, non è che poi vengono le crisi qua. Niente crisi. Dio vuole intervenire nella tua vita. Se non hai, per qualche motivo, lavoro, sei il benvenuto qua. Il campo è grande. Quando finisci il tuo lavoro, il campo è grande. Ne avrai tu il beneficio. Ne avrai tu il beneficio. A me, io, per me è un lavoro, ogni volta un lavoro per vedere cosa vi devo fare fare. Però io con gioia lo faccio, con gioia. Alcuni pensano che ne abbiamo sfruttatori. Non sanno, Giuse, che io lo faccio per il Signore. Lode Gesù Cristo. Il Signore vuole benedire, vuole riempire, vuole renderci figli unti dalla sua potenza, vincitori in questa generazione. E vuole fare la differenza. Vedi? E gli vuole fare una differenza fra noi e gli altri. Lui vuole fare questa differenza. Non ti nascondere che sei un figlio di Dio. A me oggi, all'inizio io ero così. La prima volta che entrai in comunità mi sono guardato così. Speriamo non mi vede nessuno. Ah, era una condizione spirituale. Negativa. Oggi mi capita, chiamano le sorelle, chiama qualcuno per preghiera, sono al bar, al cordon bleu, sto prendendo il caffè e prima di prendere il caffè prego. E quello, cioè, quello che mi guarda, trasecolato. Ma siccome ormai lo faccio con naturalezza, lode Gesù Cristo. Però capisco, ma guarda un attimo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria. Non ti vergognare dell'Evangelo, perché è un onore essere un figlio di Dio. È una cosa grande. Lode Gesù Cristo. Vedi che ci conviene avere un rapporto con Dio? Ci conviene avere un buon rapporto con Dio, una buona relazione, perché veniamo vivificati nel buon rapporto. Noi riceviamo la vita, la sapienza, il potere suo per fare tutto, ed egli poi si prende carico dei nostri problemi. Sai che cosa fa il Signore? Si prende il carico dei tuoi problemi. Ti conviene? Ci conviene? Io dico sì, secondo me sì. Vabbè, se ti conviene, alzati in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E chi sente può ringraziare il Signore. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia.
Santo, santo, santo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Tola, vieni, chiudi.